Prima di andare avanti, mi sono state fatte un paio di domande nell'intervallo. Vi provo a darvi un ulteriore chiarimento su due cose su cui forse sono passato troppo rapidamente. Un discorso è quella della replica dello spettro. Allora, nel dominio del tempo è abbastanza intuitivo che io ottengo il segnale campionato come prodotto del segnale nel dominio del tempo per gli impulsi unitari, perché quando io faccio la moltiplicazione di 10 volt per 1 ottengo un valore 10 volt, poi l'istante successivo qua c'ho 0 e quindi c'ho sempre 0, poi quando ho l'impulso che vale 1 l'istante successivo 1 per 3 volt fa 3 volt, quindi nel dominio del tempo io ho ottenuto tutti questi punti. Da un punto di vista di informazione nel dominio della frequenza, che è quello che stiamo cercando di capire, abbiamo fatto qualche alterazione, cioè il fatto di fare il prodotto di due segnali altera il risultato, cioè questo risultato che ad occhio mi sembra coerente con quello di partenza, ma da un punto di vista matematico in frequenza è lo stesso. Allora scopro che non è lo stesso, perché ho fatto il prodotto di due segnali e ho ottenuto un segnale nel dominio del tempo, devo fare il prodotto anche delle trasformate dei due segnali. La trasformata del mio segnale era una certa trasformata, che è quello che vorrei avere. Ok, vorrei ottenere qui la trasformata identica a quella di partenza, ovviamente per punti, scusatemi, perché ovviamente siccome sono passato nel mondo discreto anche quella la calcolerò per punti. La trasformata di Fourier del treno di impulsi è pari a un impulso sullo zero che quindi moltiplica lo spettro e lo ripropone identico, e un impulso spostato di FC. Quindi ho lo stesso spettro riproposto a distanza FC. Se questa riproposizione è sufficientemente lontana, cioè rispetto al teorema di Shannon, non c'è intersezione fra lo spettro replicato e lo spettro originale, e quindi non ho, si chiama dispersione in frequenza, spectral leakage, sovrapposizione di frequenze. Se invece questa FC non è sufficientemente alta, ho sovrapposizione tra questo spettro e lo spettro identico riproposto di FC. Per capire questo fenomeno della sovrapposizione vi ho ricordato che se io ho uno spettro che arriva fino a F0, in realtà è come se avessi uno spettro che va da meno F0 a F0, quindi quando parlo di replica di questo oggetto vuol dire che replico tutto questo oggetto. Se io mi sposto di due volte FC arrivo proprio, se FC è pari a due volte F0, scusate, io non ho, vedete, nessuna sovrapposizione. Appena mi sposto di più va ancora meglio, appena mi sposto di meno si vanno a impasticciare le ultime frequenze. Un'altra domanda che mi è stata fatta è relativa al tempo di scarica. Dice, ma perché deve essere lungo? Allora, se io ho un sample and hold, il sample and hold si apre e il valore di tensione si porta rapidamente a quello che dovrebbe essere. Quando io vado in fase di hold, io vorrei avere questo segnale fermo, così lui sta fermo e io ci lavoro sopra, lo quantizzo, lo trasformo in bit. Se lui mentre sta qua si scarica, mentre io lo sto misurando, sicuramente qualcosa non va bene. Per cui ecco che la scarica deve essere il più possibile lenta, tant'è vero che io la posso ritenere quasi... Posso ritenere quasi che non ho una scarica.
metti invece la carica quanto prima possibile, perché così posso iniziare poi a quantizzare. Ok, che vuol dire adesso quantizzare? Quindi io ho su questo condensatore un bel valore di tensione e devo cercare di trasformarlo in un numero. Come si fa? Allora, come si fa? Si fa con degli strumenti, ma cosa vuol dire quantizzare un numero? Immaginiamo di avere una grandezza analogica che vale da 0 a una certa tensione di fondo scala. È il campo di valori della mia tensione. Devo trasformarla in un numero. Allora, i numeri sono i bit. Immaginiamo di avere 3 bit a disposizione. Il risultato quanto può valere? 000, 001, 010, 011, 100, 101, 11, 0 e 111. Ho quante possibili combinazioni? 2 alla n. E che vuol dire che ho 2 alla n possibili risultati? E vuol dire che io, per ognuno dei valori di V, devo associare un corrispondente numero. Di fatto, io suddivido l'intervallo da 0 a V di fondo scala in 2 alla n intervalli, perché nel primo intervallo otterrò come risultato 0, 0, 0. Nel secondo intervallo otterrò 0, 0, 1. Nel terzo intervallo 0, 1, 0 e così via. Si ottiene di fatto la classica caratteristica ingresso-uscita di un quantizzatore. Dove l'ingresso è una tensione analogica che va da 0 a un certo valore e l'uscita è uno di questi numeri. È ovvio che quanto più sono i bit, tanto più riesco a avere avere intervalli maggiori della V di fondo scala. Quanto è grande questo intervallino? Abbiamo detto che è pari, che ne faccio tanti quanti sono i livelli, quindi vuol dire che questo intervallino è grande V di fondo scala diviso 2 alla n. Questo valore prende il nome di LSB, Least Significant Bit. Bit meno significativo, non è last è ultimo, list è minore. Cioè questo valore qui vale, non so se questo fosse 10 volt, 10 volt diviso 8, questo vale 2 per 10 volt diviso 8, questo vale 3. Questa ampiezza dell'intervallino che cos'è da un punto di vista di caratteristiche metrologiche? Che cos'è? È proprio la risoluzione del nostro dispositivo. Che cos'è la risoluzione? Vi ricordate? È la più piccola parte che io riesco a distinguere del mio misurando. Allora, due tensioni che stanno una qua e una qua, non le distingo, questa tensione da questa tensione non le distingo, perché corrispondono tutte e due
allo stesso codice. È evidente che 3 bit vuol dire che ho 8 livelli e quindi faccio una misura estremamente scadente. Se ho 10 bit ho 1024 livelli, se ho convertitori a 12, a 14, a 16 bit si riesce ad avere risoluzioni migliori. Quindi vedete, tutte le tensioni che sono vicine, di più vicine che V di fondo scala diviso 2 alla n, sono viste come uguali. Ecco, vedete che con un oggetto del genere è avvenuta quella seconda discretizzazione che ci aspettavamo. Noi abbiamo discretizzato nel tempo, nel senso adesso non abbiamo informazioni di tutti gli istanti, abbiamo informazioni soltanto degli istanti di campionamento. Quello che succede tra due istanti di campionamento mi è ignoto. Non solo, il valore di tensione non è un valore qualunque, perché, attenzione, che sto dicendo? Ora, vediamolo da un punto di vista di funzionamento dello strumento. C'è un certo valore di tensione. Il risultato che mi viene è, immaginiamo, 1,01. Se tu leggi 1,01 e io ti dico quant'è la tensione? Quant'è la tensione? 1,01 vale 5. Quindi 5 LSB. 5 per, immaginiamo, 10 volt diviso 8, 5 ottavi di 10 volt. E la risposta 5 ottavi di 10 volt viene sia se viene, se io leggevo questo valore di tensione, sia se c'era un valore di tensione leggermente più elevato, sia leggermente più piccolo. Cioè tutti questi valori di tensione sono tutti trasformati in 5 ottavi di 10 volt, vengono interpretati come 5 ottavi di 10 volt. Quindi la mia grandezza, che aveva una variabilità continua, adesso è stata quantizzata. Non riesco a scendere al di sotto, se volete, salvo sulla mia bilancia e il mio peso. È un peso con infinite cifre, non è un numero reale il mio peso. Salgo sulla bilancia e la bilancia c'ha fino ai chili. Io peserò 89 o 90, o tristemente in questi ultimi giorni 92, 93 chili, e per me il mio valore 93 è un valore che rappresenta tutti i miei possibili chili tra 92,5 e 93,5. L'abbiamo fatto questa sera. Questo discorso è in ogni strumento con uscita numerica. Ogni strumento con uscita numerica ha una quantizzazione del tempo. Se io salgo e scendo la bilancia rapidamente, senza fermarmi, sto sottoponendola a una dinamica. Lui immagina di avere un segnale che è praticamente in continuo, quindi lui non ha una frequenza di campionamento particolarmente elevata, lui mi dà il valore. Poi se io prendo una cosa in braccio me ne dà un altro, anzi probabilmente adesso qua, avete fatto tutti esercitazioni con gli oscilloscopi, no, solo un primo paio di gruppi, un primo gruppo. E lì è proprio il classico discorso, a un certo punto le bilance si fermano con l'informazione. È il caso in cui tu fai un freeze dell'immagine e non gli fai fare altre misure, ma quello è un caso particolare. Intervallo di quantizzazione, sono un po' di
di termini del, utilizzati in quest'ambito. E qualche esempio, giusto per darvi un'idea. Un minuto audio campionato a 44 kHz e 16 bit corrisponde a 84 milioni di bit e quindi circa 10 mega. Se vi fate un po' i conti, il segnale audio è un segnale, gli amanti della musica continuano a preferire quello che arriva da un vinile, perché non c'è quantizzazione, cioè l'esperto di musica si accorge che certe frequenze non le hai più. Allora è ovvio che l'orecchio ha a un certo punto una banda passante, per cui poi c'è un limite, però anche i migliori CD hanno 44 kHz di frequenza di campionamento, quindi vuol dire che ricostruiscono correttamente tutti i segnali fino a 22 kHz e hanno una risoluzione in ampiezza, quindi il livello acustico della singola frequenza è ricostruito con un'incertezza legata ai 16 bit. Quindi 16 bit vuol dire una risoluzione estremamente piccola del livello. Ciò nonostante, trovate la persona che dice, e io non ho motivo di non credere, che nel senso che a queste persone, se fate sentire un CD di un'opera e gli fate sentire un vinile, lui dice questo è meglio, cioè è in grado di distinguerli. Per avere questa qualità, un minuto di musica, e vabbè, lo vedete, tranne che non vengono adesso, noi siamo abituati a occupazioni di memoria per i segnali digitali molto più piccoli, perché ci sono delle tecniche di compressione che vengono in qualche modo adoperate, per cui io riesco a prendere questi 10 mega e a trasformarli in un formato più compatto. Però di base il contenuto di informazione di un segnale con tutte quelle frequenze, con tutte con questa risoluzione temporale è pari proprio a 10 mega. Ok, io sulla quantizzazione non ho altro da aggiungervi. Vorrei però ritornare un attimo su quello che vi ho detto a un certo punto sull'aliasing e gli oscilloscopi numerici. Nel senso che il teorema di Shannon è un teorema che vale da un punto di vista matematico. Se io vi dessi un segnale e vi dessi solo due campioni, voi lo ricostruite visivamente. Se io sullo schermo vi metto un punto qua, un punto qua, un punto qua, un punto qua, voi lo vedete il segnale, cioè vi accorgete che c'è un segnale, ma non riuscite a leggerlo. In realtà bisogna, per nel caso in cui voi non vogliate mettere un algoritmo matematico che vi ricostruisce il segnale, ma volete leggerlo con gli occhi, dovete evitare quello che si chiama aliasing percettivo. Cioè non è l'aliasing matematico che scatta quando state al di sotto della frequenza di Nyquist, è un aliasing che scatta per il fatto che voi, se vedete i punti, il vostro occhio ha una capacità di interpolazione, ma che non è una formula matematica. Allora vi accorgete che se metteste solo i punti vi servirebbe avere perlomeno 10 punti a periodo, quindi non 2 punti a periodo ma 10 punti a periodo.
Gli oscilloscopi che fanno per non averne 10? I punti, se avete visto nell'oscilloscopo, ve li collegano. Allora, se ve li collego con delle spezzate, ve ne bastano 7-8. Se viceversa li collega, come la maggior parte degli oscilloscopi, con tratti di sinusoide, siccome immaginano che voi vedete sempre segnali tipo sinusoidale o pseudosinusoidale o comunque curvilineo, tra due punti ti mette la migliore sinusoide che passa per questi a tre punti la volta, sono degli algoritmi di interpolazione. Prende tre punti, trova la migliore sinusoide e ti fa vedere il tratto di sinusoide che passa per questi tre punti. Scoprite che vi bastano 5 punti a periodo. Quindi, solo per dirvi che rispetto alla, al criterio di Nyquist, della matematica che vi porta, che vi basta per ricostruire un megahertz, vi basta campionare a 2 MHz, quando comprate un oscilloscopio e nell'oscilloscopio vi raccontano quanti gigasample al secondo, megasample al secondo, quanti campioni, milioni di campioni prende l'oscilloscopio in un secondo, per capire qual è la banda che riuscite a gestire, non moltiplicate, non dividete solo per 2, ma dividete per 5, 6. Okay? Quindi non vi aspettate di poter far funzionare un oscilloscopio fino ai limiti di Nyquist. Non ci riuscite. Vabbè.